Bentornati a un nuovo appuntamento con il telesettimanale di Voce TV. I coniugi Carpigiani Livio Malvezzi e Anna Maria Ori hanno fondato un'oasi naturalistica in via Valle tra Fossoli e Novi. L'area è stata colonizzata da una ricca avifauna. Tre città in una piazza. Per il 25 aprile il centro storico ha ospitato tre eventi diversi: la cerimonia per la liberazione, il referendum degli amici di Beppe Grillo e un coro ebraico. Per i 60 anni dalla fondazione, l'ACEG ha scoperto una targa in memoria di Monsignor Vincenzo Benatti, riunita per l'occasione a Palazzo Corso tutta la Carpi cattolica che conta. Dopo i danni alla palestra della Media Fassi, Voce TV è andata a raccogliere i commenti dei genitori degli alunni, tra le tante opinioni anche qualche preoccupazione. Pesce azzurro in tavola alla mensa dell'Accademia della Cucina Italiana, che ha dedicato un incontro al libro Acciuga Regina. Presente l'autore, il giornalista Salvatore Marchese. Attore per caso, ginecologo di professione, Lorenzo Guzzoli salirà sul palco del Lux di Rovereto per raccogliere fondi a favore della buona nascita, all'appuntamento l'8 maggio. Nozze d'oro per Francesco Pacchioni e Romana Bisi, titolari di Colori Carpi 2, hanno festeggiato il mezzo secolo di matrimonio insieme a tutta la famiglia. Il direttore Giancarlo Zanni difende il ruolo di Promec dalle critiche. Da noi, dice, un aiuto concreto alle aziende che vogliono internazionalizzarsi. Lucilla Loggia, 45 anni, avvocato con esperienza nel diritto di famiglia, è la nuova presidente del Lions Club Alberto Pio di Carpi. Subentrerà il 1 luglio a Franca Bortolomasi. Dal 6 al 10 maggio si rinnova l'appuntamento con la Festa dei Giovani d'Europa, in arrivo delegazioni di studenti da 11 paesi dell'Unione. Prenderà il via il 10 maggio l'ottava edizione del progetto di scambio promosso dal Victoria Language con alcune università americane, un'idea di Anna Giovannini e Roberta Rinaldi. Il Centro Guerzoni ospita la sede degli Amici del Cuore di Carpi, responsabili del sodalizio Gianni Ronchetti e Stefano Baldoni. Bagno di folla per Marco Travaglio, all'incontro con il giornalista promosso da Italia dei Valori hanno partecipato centinaia di persone, una platea divertita, delusa e arrabbiata. Classifica delle aziende per utili e fatturato. Tra i 20 e i 10 milioni prevalgono stagnazione e progressi impercettibili. Bene l'agroalimentare, il packaging e le costruzioni. Lobby di Enrico Davoglio, titolare di Focherini Sport, nel tempo libero pittore astratto dalla tavolozza vivace e solare. Nozze all'insegna dell'accoglienza, quelle di Elena Zuffolini e Pietro Rustichelli, figlio dell'artista Alberto. Celebrazione in Duomo, poi grande festa all'Eden, aperta alla cittadinanza. A Mario Schifano, esponente di spicco della pop art italiana, Parma dedica la retrospettiva America Anemica, dal 3 maggio al 22 giugno a Palazzo Pigorini. Su Voce Extra Giovanni Bertesi, uno scopritore di mondi. Come referente dell'Angolo dell'Avventura di Carpi ha organizzato oltre 70 escursioni nelle regioni più impervie del pianeta. Ed è tutto. Grazie dell'attenzione. Arrivederci alla prossima settimana.